In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nella prima lettura tratta dal libro delle Cronache abbiamo visto in relativamente poche righe la ragione, cioè il motivo e la fine dell'esilio del popolo ebraico a Babilonia. Alla fine questo esilio è finito grazie solo all'intervento di Dio. E il senso sotteso è chiaro, cioè l'uomo lasciato a se stesso è votato alla distruzione, alla morte, e solo un intervento di Dio può liberarlo, può farlo vivere, può dargli vita. È sempre la stessa storia che nella storia sacra si ripete e ancora e ancora e ancora, cioè Dio con il suo amore, con la sua misericordia che ci insegue. Noi, quando siamo amati e quando stiamo bene, ci facciamo beffe di Lui, così come fanno nella prima lettura, abbiamo sentito, no? Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente, incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora, ma essi si fecero beffe dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine. Dio insegue l'uomo, l'uomo gli fa, perdonatemi il francesismo, una pernacchia, perché se ne infischia dell'amore di Dio, e Dio lascia nella sua ira l'uomo a se stesso, che sperimenti il proprio nulla, che sperimenti la propria inettitudine, la propria miseria, direi ontologica e costitutiva, perché senza di Dio, senza di me, dice Gesù, davvero non possiamo fare niente. Il salmista nel Salmo 80 che abbiamo ascoltato è da poco ritornato in patria e ricorda nel Salmo i tristi giorni dell'esilio lungo i fiumi di Babilonia. Là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion, perché ci accorgiamo del bene che avevamo quando non ce l'abbiamo più, quando lo abbiamo perso. È sempre così. Quindi prima ci facciamo beffe del Signore, poi il Signore ci abbandona e no, Signore, perché ce l'hai con me? E piangiamo ed ecco che ritorniamo. E il Signore che fa? Ci sbatte una porta in faccia, come faremmo tutti noi con chiunque si comportasse in questa maniera con noi? No, il Signore ci riapre la porta, non una, non due, non tre, mille volte. Non si stanca, perché, dice giustamente San Paolo, è ricco di misericordia. Ricco, e la sua potenza, anzi la sua onnipotenza, egli la manifesta proprio così, nell'amore, nel perdono, nella misericordia. Può perdonare, può amare infinitamente, proprio perché è onnipotente, perché è sovraumano, perché è Dio, perché è divino.
Quindi, cari fratelli e sorelle, la storia è sempre quella, si è ripetuta nella storia sacra, si ripete nella vita di ciascuno di noi, si è ripetuta nella storia dei popoli. E noi ce l'abbiamo dinanzi, no? Nella storia del popolo, tra virgolette, occidentale, di questa Europa, di questa Italia così tanto beneficata dal Signore nel corso dei secoli, che oggi si trova in uno stato tale di tenebra che non è neanche più vero quello che in un certo senso dice Gesù nel Vangelo. Nel Vangelo Gesù a Nicodemo dice che gli uomini hanno amato più le tenebre. Chi fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Siamo talmente tanto nelle tenebre che chi fa il male lo fa apertamente, perché è già nella tenebra, è tutto tenebra. E chi si comporta luminosamente, oserei dire santamente, è veramente la mosca bianca, è qualcosa che non fa parte di questo mondo. Oggi, in effetti, socialmente, l'ho detto tante volte, lo diceva pure San Paolo, però oggi in modo particolare, gli esseri umani, la società, si vantano di ciò di cui ci si dovrebbe vergognare. E ciò che è male e in abominio al Signore è divenuto motivo di orgoglio sociale. Orgogliosamente contrari alla legge di Dio. Orgogliosamente, ditemi se non è satanica sta cosa. Cioè, il male non è più nascosto, ma è talmente tanto imperante che è all'aria aperta. E non dico alla luce, perché in effetti in questo la luce di Dio non c'è, è assente. Perché? Perché coloro, questo l'ho detto tante volte, che dovrebbero farla questa luce, a cominciare dal sottoscritto, non risplendono della luce del Signore. Io non risplendo della luce di Dio. E così ciascuno può guardare se stesso, se risplende della luce del Signore, se è veramente un buon testimone di Dio. In effetti, cari fratelli e sorelle, quanto più l'essere umano si lascia dominare dalle proprie passioni, dal proprio egoismo, dalla propria superbia, dai propri vizi, tanto più si chiude alla parola di Dio, tanto più si chiude all'amore di Dio, tanto più si chiude alla luce di Dio. Travisa la verità e finisce per soffocare, come ha fatto la nostra società, ripeto, così tanto beneficata dal Signore nel corso dei millenni, la voce della coscienza, finendo per vivere in disarmonia, in modo contrario al Signore. E di qua le lotte, le guerre, le battaglie, gli antagonismi. È una grazia, cari fratelli e sorelle, quando il Signore davvero ci abbandona e ci fa sperimentare il nostro vuoto assoluto, il nostro vuoto cosmico, il nostro nulla cosmico, perché proprio in quell'abbandono del Signore, in quel castigo di Dio, oserei dire, però misuriamo le parole, perché il Signore se castiga, se corregge, è per misericordia. Anche la prima lettura parla dell'ira di Dio, ma anche l'ira di Dio è una manifestazione della misericordia del Signore, perché è un modo che Egli ha per farci rientrare in noi stessi e perché noi possiamo ritornare a Lui e farci salvare. È tutto qui. Il Signore ci insegue, non lo vogliamo sentire, ci abbandona, ci castiga perché sperimentiamo che senza di Lui nulla possiamo, e allora ci rivolgiamo a Lui e Lui è lì che ci riaccoglie. E ancora e ancora e ancora, sempre la stessa storia, sempre la stessa storia. Perché, lo vedevamo qualche sera fa, siamo un popolo di dura cervice, siamo di legno, siamo di coccio, non c'entra in testa. Se non lo viviamo affettivamente, se non lo viviamo sperimentalmente, finiamo per non crederci. Cioè, diciamo di crederci a parole, ma in effetti c'è in noi una forza di ristagno verso il basso che lentamente, ma inesorabilmente, finiamo per allontanarci da ciò di cui, con le opere, da ciò di cui diciamo di credere con la voce. Dio, cari fratelli e sorelle, quindi, non castiga l'uomo perché vuole il male dell'uomo, no, lo punisce solo dopo che ha esaurito tutte le armi della sua misericordia, e anche in quella punizione c'è una manifestazione di quella misericordia di cui, dice San Paolo, Dio è ricco
per la grande carità, dice ancora San Paolo nella seconda lettura, l'abbiamo ascoltato, con la quale ci ha amati da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere in Cristo. E ditemi voi se non è questo il gesto estremo, finale dell'amore di Dio, della misericordia di Dio, anziché punirci, punire me, punire l'essere umano recidivo per i propri peccati, ha punito quei peccati nel suo unigenito, si è fatto uomo per prendersi su di lui i miei peccati, i nostri peccati, e per chiedere perdono lui per quei peccati e prendere lui la giusta punizione per quei peccati. Dio, dice Gesù ancora a Nicodemo nel Vangelo che abbiamo ascoltato, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. E che ci poteva dare di più il Signore per dimostrarci il suo amore? E allora quando succede che a volte stiamo lì e dobbiamo patire qualche cosa, domandiamocelo se forse non ci sta un po' bene per i nostri peccati, no? Se posso offrire al Signore, quante volte l'ho offeso il Signore, se mi capita di penare qualche cosa, mi starà pure bene? Non lo so, io mi guardo e dico, beh sì, non finirò di penare sotto questo, anzi, per la verità, per quanto io possa penare e soffrire in questo mondo, se mi salvo mi aspetta un lungo purgatorio per quanto ho offeso e continuo a offendere il Signore. E invece no, ci lamentiamo quando ci succede qualcosa, perché a me, che ho fatto di male? Il Signore ce l'ha con me, il Signore non ce l'ha con nessuno, il Signore ce l'ha con tutti, nel senso che vuole tutti salvi e a ciascuno dà i mezzi per la sua salvezza. A volte è un acciacco, a volte è una consolazione, a seconda dello stato dell'anima. Da parte nostra cosa dobbiamo fare? Credere, avere fiducia in Dio e non pretendere, lo ripeto a voi e a me, cari fratelli e sorelle, e non pretendere di insegnare al Signore come si fa a fare Dio, perché noi stiamo lì, pretendiamo di dire a Lui quello che deve fare come Dio per fare le cose fatte bene. Ma quale superbia ancora una volta luciferina e satanica! Come possiamo pretenderla una cosa del genere? Ci fidiamo del Signore. La domanda è tutta là. Il Signore Gesù ce lo domanda ogni istante, in ogni momento, ogni prova che noi abbiamo vissuto e vivremo nella nostra vita, e non mancheranno, perché ogni giorno è pieno di prove. Finché siamo vivi, grazie a Dio, siamo nella prova. Ogni prova il Signore mi dice e ci dice: ti fidi di me? E noi quante volte gli abbiamo detto: sì Signore, mi fido di te, grazie per questa prova, grazie, per grazia siete stati salvati, dice San Paolo, e per questa grazia che siete salvi nella fede, e questo non viene da voi ma è un dono di Dio, è sempre sua l'iniziativa. Noi di nostro, di buono, non ci abbiamo niente, perché tutto ciò che di buono abbiamo viene da Lui. Di nostro abbiamo il peccato, quello è nostro, non è del Signore, ma tutto il resto è tutta roba buona che ci ha dato Lui. E quando pensiamo di avere una nostra bontà indipendentemente da Lui, ecco che siamo accecati, abbiamo perso il senso della realtà e abbiamo perso anche la fede. In effetti è un dono gratuito di Dio anche la salvezza, che nessuna creatura avrebbe mai potuto sperare, neanche meritare. Eppure questo dono sono 2000 anni che il Signore l'ha fatto. Eppure ancora quanti se ne fanno beffe, quanti non ci credono, ancora il Signore è lì a inseguirci. Anche agli ebrei il Signore aveva offerto doni gratuiti della salvezza, come quando per immunizzarli dai serpenti velenosi aveva ordinato a Mosè di innalzare su un bastone il serpente, affinché tutti quelli che guardavano quel serpente di rame sarebbero stati guariti e salvati. Ma quella era una figura, come ci dice Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato, molto pallida della realtà, perché il figlio dell'uomo che viene innalzato sulla croce è Lui, Gesù, il vero stendardo, guardando il quale e credendo al quale tutti vengono salvati e hanno la vita eterna. Dio, infatti, dice il Vangelo, non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Tuttavia, un giudizio c'è, ma non è Dio a farlo. Il giudizio
e la condanna siamo noi a farla. Perché? Perché come nel deserto, coloro che non volevano guardare quel serpente rimanevano avvelenati e morivano, e praticamente il non guardare il serpente equivaleva a un suicidio. Oggi che noi abbiamo Gesù, chi si ostina a non volergli credere si suicida. Se hai i motivi di credibilità, se la grazia ha bussato al tuo cuore e decidi di volgerti dall'altra parte, ti suicidi alla vita eterna. Rifiutare di credere in Lui, rifiutare di guardarlo, equivale a un suicidio. Fratelli e sorelle, gli uomini davvero hanno amato e continuano ad amare più le tenebre che la luce. E questo non soltanto, come dicevo poc'anzi, nella società odierna, ma anche noi continuiamo ad amare più le tenebre che la luce. Quando è che preferiamo le tenebre? Beh, quando pensiamo, agiamo, reagiamo e dirigiamo la nostra vita come se Dio non esistesse. Cioè, Dio c'è, si è rivelato, noi ogni tanto facciamo le nostre preghiere, ma poi di fatto le nostre opere non corrispondono a questa fede. Le nostre opere, i nostri pensieri, le nostre parole non hanno niente a che spartire con il Signore. E allora ditemi voi, non è questo preferire le tenebre alla luce? Ebbene sì, è proprio questo, vivere come se Gesù non esistesse, tenerlo lì come un rifugio dove scaricare le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, i nostri egoismi, ancora una volta, tenerlo lì come un mezzo per stemperare le nostre tensioni, qualcuno con cui prendercela se le cose vanno male, un amico immaginario con cui festeggiare se le cose vanno bene, ma in fin dei conti sta là e io sto qua. E se sto qua devo agire secondo le regole di questo mondo. E quindi egoismo, e quindi avidità, e quindi orgoglio, e quindi superbia, e quindi irascibilità, e quindi lussuria, e quindi gola, e quindi tutto quello che ci volete mettere voi, che non c'entra niente con Gesù e che però fa parte delle vite nostre. Lì preferiamo le tenebre. Fratelli e sorelle, accettiamo oggi di aprire il nostro cuore alla fede e di guardare a Lui, come gli israeliti che nel deserto guardavano verso il serpente di bronzo e attendevano da Lui la guarigione, guardiamo al Signore Gesù in croce e da Lui attendiamo la luce che trasforma, che guarisce, che risana. Allora le nostre azioni saranno diverse, perché le azioni, è vero che il Signore non viene da Lui il dono, cioè non viene da noi il dono che Lui ci dà ed è tutta roba sua, ma le azioni e le opere sono in effetti il segno della nostra accettazione dell'opera del Signore in noi, sono per così dire il nostro test di coerenza. È facile dirsi cristiani e poi non comportarsi da cristiani. E se il mondo è pieno di tenebre è per questo, perché ci sono tanti che si dicono cristiani, a cominciare, ripeto, dal sottoscritto, e che poi non si comportano da cristiani, non vivono come cristiani, non operano da cristiani, non parlano da cristiani. Fratelli e sorelle, lasciamoci inondare dalla luce del Signore affinché possiamo davvero diventare collaboratori della nuova creazione di Dio e affinché possiamo essere persuasi davvero qui, ora ed oggi che chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Non dice avrà, ma ha la vita eterna, perché la vita eterna comincia adesso. Siano lodati Gesù e Maria.